E sempre per il MOL, Lista Civica Campania, abbiamo qui con noi Alessandro Verro, professione baritono, chiaramente ci parlerai di cultura e presuppongo prevalentemente cultura musicale. Quali programmi? Buonasera. Parlare di cultura per la regione Campania e, mi permetto di dire, anche come indicata dalla bandiera, cultura meridionale, è abbastanza faticoso, perché comunque il sud si potrebbe vivere, potrebbe portare avanti un discorso culturale che manterrebbe poi a livello proprio economico tutte le strutture, quelle appunto le amministrative in genere. Voi cosa proponete di nuovo? Noi proponiamo innanzitutto quella che è la rivalutazione della cultura che è stata sino ad ora messa da parte. Posso parlare per la cultura musicale, dove la scuola, ad esempio, parliamo della scuola musicale napoletana, che dal 1861 è stata messa piano piano da parte, è stata svilita dalla musicologia post-unitaria. Così come è avvenuto per la storia? Così come è avvenuto per la storia, perché tutto ciò che è appartenuto al sud è stato svilito, è stato totalmente annientato, messo da parte. Ma d'altronde, Alessandro, la storia viene scritta dai vincitori, non dai vinti? La storia è scritta dai vincitori, allora a questo punto dobbiamo dire che siamo stati colonizzati? Vedi tu. Lascio ai nostri telespettatori la risposta. Grazie.